Ottava ed ultima corsa di Palermo, in vigine di 3 anni sulla distanza del miglio, al gioco molto vicini nel gradimento degli scommettitori, il 4 Spartak Rutre-B ed il 6 Saska Chuck GSM. È il momento dello stacco che avviene in questo istante e che vede dall'esterno partire alla grande Sinnai, che in poche battute va a condurre con ampio margine nei confronti degli avversari, fra i quali Sogno dei Veltri prova a mantenere il secondo posto, una lieve incertezza, e viene scavalcato da Splendore Rab, che è riuscito sin qui ad evitare l'errore, poi Spartak Rutre-B per linee esterne, più indietro Selvole Lung, mentre ha avuto qualche problema Saska Chuck GSM. Dunque Sinnai, Splendore Rab, Spartak Rutre-B per linee esterne, Sogno dei Veltri e Selvole Lung nelle posizioni di avanguardia. I primi 600 metri vengono percorsi in un velocissimo 44, mentre Saska Chuck GSM è ormai lontanissima dai primi, è praticamente fuori corsa. Nel frattempo progredisce in maniera sensibile Spartak Rutre-B e va a scavalcare Sinnai, che sbaglia sulla seconda curva, lasciando in seconda posizione Splendore Rab, Indi Selvole Lung e Sogno dei Veltri. I cavalli stanno per completare il primo chilometro che Spartak Rutre-B raggiunge attorno all'1:15 e mezzo, quindi si è pedalato piuttosto forte, ha speso Spartak Rutre-B a seguire Splendore Rab e Selvole Lung, gli altri tutti più o meno in difficoltà. Anche Slonchest avanza e si sistema in quarta posizione, andatura un po' macchinosa per Spartak Rutre-B, che sicuramente lascia col fiato sospeso i suoi sostenitori. Gasparello Verde prova a fargli sentire la frusta per richiamarlo all'ordine per portare a casa quella che sarebbe la terza vittoria nella serata. Prova adesso Splendore Rab nella fase finale, anche Selvole Lung prova ad avanzare, ma Spartak Rutre-B, pur non bellissimo, la porta a casa in maniera indiscutibile e va a vincere nei confronti di Splendore Rab e di Selvole Lung. Ha vinto dunque il favorito Spartak Rutre-B, 2:14 la quota, Francesca Croce l'allenatore, Bimag SRL i colori, Gasparello Verde alla terza vittoria in serata, la quota come detto 2:14, sul mio cronometro un tempo attorno all'1:16, forse qualche decimo meno.